solo gli anziani, solo le persone anziane, quindi le persone vecchie di età, pensano a un Dio. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Guardate che giornata splendida di sole, togliamoci il cappuccio dalla testa, no? Che fai? Che fai? Ti togli il preservativo? No, tranquilli, raga, ecco qua. Bene, ecco, togliamoci la scucchia, no? La scucchia di Epicuro, no? Tranquilli. Allora, chi è che pensa a Dio? Di certo i giovani no. Di certo le nuove generazioni non pensano a Dio, non pensano all'Onnipotente. Chi pensa a Dio? I ragazzi di oggi no, i ragazzi del passato secondo me no. Ok, sebbene forse qualche ragazzo in tempi molto vecchi e molto remoti ci pensava a Dio, va bene? Chi ci pensa a Dio? Beh, è presto detto, gli anziani, le persone di una certa età pensano quasi tutte a Dio. E perché ci pensano? Semplice, perché sanno che sta per giungere la ora, la loro ora. Sanno che sta per arrivare il loro momento. Dice, Leandro, caro Leandro, dimmi caro, ma in che senso il loro momento? A cosa alludi? A cosa ti riferisci? Mi riferisco alla morte, va bene? Cioè, una persona anziana in età, quindi che ha un'età anagrafica molto elevata, molto, molto estesa, molto, molto avanzata, io vi posso andare a garantire che andrà a pensare spesso, o meglio, a riporre un pensiero, no? Quotidiano, a Dio, pregando Dio. Voi andate nei piccoli paesi, va bene? Ecco, il mio amato paese, ok? Qui gli anziani vanno tutti o quasi a messa, se non hanno problemi, a deambulare. Dici, che significa deambulare? A camminare. Cioè, se tu non hai problemi a camminare e sei anziano e ti muovi con le tue gambe, ti troverai che in chiesa ci saranno anziani che vanno a partecipare alla Santa Messa senza se, senza ma, senza problemi di sorta, andando a seguire la Messa dall'inizio alla fine. Va buono? Dice, non ci credo, non è vero, non penso che sia così. Bene, è una tua opinione, caro mio. Perché? Perché basta andare a vedere le chiese, ma anche le chiese di Roma, no? Le bellissime chiese di Roma. Roma è la culla della religione cattolica, della religione cristiana, no? Ci sono milioni di, non milioni, una quantità enorme, abnorme di chiese, va bene? E tutte queste chiese che ci sono a Roma, la capitale d'Italia, no? Sono riempite praticamente, totalmente o quasi, da persone anziane, da persone vecchie, perché sanno che sta per giungere la loro ora, perché non hanno più niente, tra virgolette, da perdere, perché pensano soltanto a doversene andare via, di conseguenza l'appiglio utile per affrontare la fine di tutto, chiamata morte, si chiama proprio chiesa, si chiama vado in chiesa, vado a sentire, o meglio a seguire, la Santa Messa, va bene? Tutto questo è normale? Certo che è normale, ma Dio lo può confermare, no? È tutto normale, stranormale, perché una persona che arriva ad un'età elevata è normale. Io ho mio nonno che è morto a 98 anni, materno, paterno a 91. Ecco, loro entrambi erano dei grandi credenti, va bene? Cioè, i credenti oggi di oggi sono quelli anziani, sono quelli che hanno un'età molto elevata, va bene? Vuoi o non vuoi, un anziano è legato proprio al credere in un Dio, al credere alla religione, va bene? Quindi credere alla religione è diventato a tutti gli effetti lo strumento ideale, principe, garantista di quello che è, io lo chiamo, il voler stare bene, il voler vivere bene, il voler stare in una condizione psicologica di grande, nonché di piena, chiamiamola felicità, va bene? E questo ovviamente pone il vecchio, l'anziano,
in una condizione nella quale si trova bene, perché si tranquillizza e si va a rasserenare dal punto di vista psicologico / personale. Guardate che spettacolo, non so se si vede il cartello alle mie spalle, ma è un cartello che esige una foto pura, una foto reale, una foto, azzardo a dire, concreta, va bene? Quindi riassumendo brevemente, una condizione nella quale il potersi tranquillizzare, il potersi rasserenare è derivato ed è il frutto del seguire quella che è la religione cristiano-cattolica, grazie alla quale un essere umano si va tranquillamente e serenamente a tranquillizzare. Di conseguenza l'anziano, il vecchio, la persona anziana in età va de facto, proprio a tranquillizzarsi dal punto di vista psicologico, e questo va ovviamente a creare una serenità generalizzata nell'essere umano che è anziano, che ha una certa età e che comunque sa che un giorno dovrà finire per sempre. Bene, da Leandro, conoscitore italiano di YouTube Italia, è tutto. Iscrivetevi al canale, commentate. Ciao a tutti.